King del prank, bitch. C'è il king del prank. Poi beach, perché beach? Puttana. Ma beach non è spiaggia. When you try your best but you don't succeed. Sto ricevendo troppe informazioni negative in questo momento! King del prank! King del prank! King del prank! Fake, stupida idiota! Bella per voi, regà! Dal vostro stile, Mr. Flame di quartiere! In compagnia di... Cane pazzo! E andiamo, siamo tornati! Siamo tornati, regà, con le reaction! E oggi andiamo a vedere un canale che ha già subito il dono della Flame Zone. Un canale noto per i scherzi fake, cioè il canale dei The Fools. Ragazzi, sto trasmettendo questo video in Premiere, che non è il programma di montaggio, ma è sta cosa nuova che ha fatto YouTube. E c'è Star Me del Futuro che ve starà a scrivere ciao. Lui è pronto, io so carico, e partiamo con la... reaction! Oh, ma mi mancava dirlo, sai? Mancava un po'. Infatti, io c'avevo pure mettere qualche gomitata, invece è andato tutto bene, dai. Siccome, ragazzi, non abbiamo mai visto mio padre arrabbiato, oggi cercherò... Beato te, io ho visto pure un po' troppo, poraccio. Gli esplode la prostata. Mi dava, c'è pure la maglietta a te, ma... Quindi oggi, ragazzi, il nostro compito è far esaurire mio padre. Yeah! È pure il mio, comunque, se vogliamo sottolinearlo. Yeah. Secondo me questo momento arriverà molto presto, prossimamente, proprio a breve. Vi ricordo di lasciare un bel like, ragazzi, qua e qua sotto e sopra. Questo qua non lo dovevi dire, perché nel dubbio dislike... Oh, sono il centesimo, è un onore, eh. Sono pure pochi comunque, sono pure pochi. Perché a quanto pare hai un pubblico di netti, di netti, che non capisce che questi video sono fake. Però, aspetta, comunque, il beneficio del dubbio, guardiamolo e poi vediamo. Iscrivetevi al canale se non avete... Vabbè, mamma, rotto pure tre quarti. One eternity later. Sono passati 2 minuti, a me sinceramente mi ha già stuzzicato un po' l'apparato testicolare. Io già mi sono stufato. Tu schiacci questo, la luce se ne va via. Quando mio padre poi scende, tu ti devi nascondere qua, guarda. Vabbè, facciamo un piccolissimo riassunto. Loro sono scesi in cantina per fare questo scherzo al padre e devono abbassare questa cosetta che vedete. Leva una corrente a casa. Lui scenderà per rimetterla. Vediamo. One hour later. Pesantezza. Lo so. Veramente qua già mi sto salendo il veleno. Vabbè, comunque spero che non sospetti che sia Michael a fare questa cosa. While Patchy pulls himself together. Questo qua è il padre che è tornato dal lavoro, poraccio. Mo toccherà capire se il padre è complice o meno, eh. Ma mo vediamo com'è che la riaccende, se è il pulsante o se è la levetta. Aspetta, la levetta la tiri su, è il pulsante che abbassa la levetta. No, ha spinto il pulsante adesso e la levetta non si è abbassata. Quindi per spengere la luce deve abbassare la levetta. Ma io pensavo che era il pulsante. No, l'ha appena fatto, poi lo metterò in video comunque. Non è che siamo qua a pettinare le bambole, a sbiancare i macachi. Un po' di attenzione, per cortesia! Vabbè, può darsi pure lui che funziona. No, funziona bene. Vedi che spinge, non si abbassa un cazzo. Quindi quello là per levare la luce deve abbassare la levetta. Lui per riaccenderla l'ha alzata. Specifichiamolo questo. Bisogna stare attenti qua, eh. Ma visto, dai, abbassa. Sei la pure pagato per sta qui. Ma pagato da chi? A me mi rompe pure lì. Non io a vedessi quattro. Mi pesci. Ancora. Che cazzo c'è? Io andavo giù col piccone e gli sfonnavo tutti i contatori. Altro che fa la luce col cazzo. Ti faccio stare tutta la notte che torce. Riaccendi, va. E va, ritira su. Ma scusami, no, qua stiamo già a due, ma non ti viene il dubbio che c'è qualcuno che la abbassa? Perché quella lanza abbassa da sola. E notte non ci può stare né un cortocircuito né nulla. O c'è sta uno che te sta a fare un dispetto o c'è stanno i fantasmi, eh. C'è la telecamera a un centimetro e neanche se ne accorge. Che cazzo ne so io perché salta? Ma tu sei passato, non c'è neanche 4 accesa. Che non va, eh. Sì, ma cosa...
Cioè, ma te scatta per tre volte la corrente, ma è normale che c'è qua. Ma scendi con un bastone, no? Ma scendi con un bastone, te metti lì e gli dai una bastonata. Dai! Casinati, se va via la corrente continua. Te guarda, va tagliato, guarda. Hai visto che non si vede? Infatti. Vedi quello abbassato, te ne accorgi che te stanno a fare uno scherzo. Poi sai che, tu, che i tuoi figli fanno gli scherzi tutto quanto. È palesemente fake. Ma fateli meglio sti video qua. Ma poi chi c'ha un minimo di sale in zucca? Ci arriva, no? Ma di che cazzo stiamo parlando? E dai! Fatemi la cortesia! Kinder prank, bitch. C'è il King del prank. Che ha detto? Lui ha appena detto. Che lui è il re degli scherzi. Sì, sentilo, sentilo. Un giorno all'altro chiameranno la polizia comunque. Secondo me sì. C'è il King del prank. Ancora! Cosa vuol dire questa terra? Ma guarda che sei spento. Di nuovo? Sì, sei spento. Ma Marco, aiutatemi. Cosa mi sto parlando? Quindi? Poi guarda sto taglio netto proprio, hai visto? Non stava con la porta aperta, mo la porta chiusa e lui quindi... Mamma mia, mamma. King del prank! Sono veramente vergognosi! King del prank, ti darei una secchiata d'acqua gelata così te svegli e realizzi che tutta quanta una tua illusione! Mo fa di che secchiata ti darei, ma... Lo posso dire? Dillo, ma Massimo volevo. È una secchiata di creme, bella, questo. Una secchiata di creme. Il papà che guarda in telecamera. Sbucciardati da Mr. Flame. Marco, eh? Che cazzo? Di nuovo. Oddio. Prank epico, epico. Guardiamo quanto epico questo prank. Va ancora, ancora con sto King del prank. Mamma mia, ma... il King del prank. No, no, no. Sì, pronto, King del prank. Ah, sono io. Aiutatemi. Ragazzi, tenetevi pronti perché oggi c'è lo scherzo del secolo. Lo scherzo del secolo. Il secolo del secolo perché ha più pizza in testa. Ma ragazzi, oggi voleranno botte a tutto andare perché mi tatuerò tutta la schiena. Sì, vabbè, comunque a me non mi interessano i convenevoli. Guarda quanto dei convenevoli. Guarda, io devo perdere tempo. Io secondo te sono qua a perdere tempo. Che già mi sono stufato. Stupida chiata! Oggi sto incazzato come un gibbone quando non lo fai mangiare per un mese e poi gli butti dentro la gabbia un casco di banane! Oddio, qua già partiamo comunque, raga, io ho un occhio attentissimo. C'ha il telefono in mano, lo mette lì appoggiato così, attenzione, tipo per dire, allora, mo devo fare questa ripresa. Ecco, vedi? Vedi, perché mo deve fare questa ripresa, quindi dice, mettiamo il telefono là. Eh certo, infatti la ripresa sta a fare dal telefono. Esatto. Ma non ho più parole, cioè... Penosi. Ma perché, scusa, dovevi dirmi? Cos'hai combinato? Ma... Oddio! Guarda il padre, guarda sul telefonino. Sbugiardaglia. E il padre guarda il telefono. Guarda che fermo immagine. Che roba, raga. Quanto è facile sbugiardarli. Cioè, due video su due, proprio. I King del prank, poi, entrambi, ma non. Che sago, ma che personaggi, va. Ma stai scherzando? Ma che, questo è troppo! Guarda, pure lei che levava e mette a leggere il padre e quello guarda il telefonino. Ma dopo un secondo di distanza! Sì. Cioè, ma è successo un secondo. Almeno fallo più reale, non guardarlo. Allora, per questo video mi raccomando, raggiungiamo un botto di like perché è un botto di like. Ma un botto ammansacche te ogni volta che parli diventi esplicito, non hai perso. Ora vi spiegherò in poche parole in cosa consisterà lo scherzo. Nulla, regà, non è stato di parola. Ha perso due minuti per dire una cosa, quindi ci penserò io. Sta venendo il suo complice, diciamo, no? Il suo amico in questa casa e ci sarà la mamma travestita. Dai, gli faranno lo scherzo fake.
Ecco, vabbè. 2 hours later. Ma guarda che recitazione! Ma perché sti zompeti? Che recitazione! Ma perché uno quando scappa zompeta? Guarda, ma fa un zompetto, guarda. Ma io gli farebbe entrare la vecchia di profondo rosso. Ma vedi come si cagano, se sfondano le finestre e si buttano di sotto. Lui ha voluto proprio il tempo per sì, posizionarsi. Vedi, guarda, proprio apposito che si doveva mettere lì, no? È uscita piano piano, guarda lui! Cioè, prima che apre già si è buttato. I king del prank, ricordiamolo. Madonna santa mia, che vergogna, ma che vergogna. Vediamo questo, va. Massaggio sexy con lieto fine prank. Ma chi è sto bambino? Ma qua tocca fa solo tagli. Hanno fatto un intro di 8 minuti per dire che a questo qua è il terzo. Gli devono fare un massaggio sexy. Massaggio in un negozio di tatuaggi. Perché giustamente devono sponsorizzare il negozio di tatuaggi. Che fa pure i massaggi. Che si è mai sentito una storia di... Mai. Ma guarda, ma c'è la telecamera in faccia messa sotto al lettino. No, vabbè, io mi rifiuto. Basta! E andare tutti quanti a cagare. Ah, regà, io non gli ho fatta più, mi raccomando. Arriviamo a 30.000 like per questo video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, altrimenti siete dei stupidi chiati. Un saluto a tutti da Mr. Flame e da Cane Pazzo. Comunque questi sono scandalosi, Troppo scandalosi. Bella per voi e accogliete il dono della Flame Zone.